impegnato su più fronti per completare la rosa di Pioli in vista della stagione, ormai imminente, il Milan ha ormai in pugno Alessandro Florenzi. A riportare la notizia è il sito di calciomercato.com facendo il punto sulla trattativa tra rossoneri e Roma per il giocatore classe 1990 campione ad Euro 2020. L'affare era già stato virtualmente chiuso alcuni giorni fa, ma la fumata bianca non era ancora arrivata per via di una discrepanza tra la Roma e il Milan sulla cifra per il diritto di riscatto. Tra domanda e offerta ballavano 500.000 euro di differenza, ma la situazione si è sbloccata grazie alla ferma volontà di Florenzi. Il giocatore, infatti, ha rinunciato a una mensilità del suo stipendio pur di poter raggiungere subito il Milan e mettersi a disposizione di Stefano Pioli. In questo modo il centrocampista ha permesso alle parti di sbloccare il Florenzi si trasferirà a Milano in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. La trattativa è addirittura d'arrivo, si attende solamente lo sbarco a Milano del giocatore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, questione di ore o al massimo di giorni, e Florenzi sarà del Milan. È vicino l'accordo per Adley dal Bordeaux e anche il ritorno di Bakayoko è in fase avanzata, tre colpi importanti che andrebbero di fatti a regalare diverse soluzioni interessanti al tecnico rossonero, che però rimane sempre in attesa del noto trequartista. Non c'è stata una conclusione nelle scorse settimane, così il Milan ha giocato sui diversi tavoli per gli altri ruoli, rimandando così il discorso legato all'erede di Hakan Çalhanoğlu. L'obiettivo di Maldini e Massara rimane sempre Nikola Vlasic, il fantasista classe 97 del CSKA Mosca. La prima offerta di qualche settimana fa, 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto, è stata rifiutata dai russi, ma adesso potrebbe cambiare la situazione. Il CSKA sta prendendo in considerazione di aprire ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, volto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati. Per arrivare a Vlasic, però, c'è da effettuare un rilancio e andare incontro alle richieste dei russi alzando l'offerta. Il croato rimane l'obiettivo principale del Milan, per questo nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare una nuova offerta per convincere il CSKA a lasciarlo. Le altre piste, il nome da tenere d'occhio come alternativa rimane quello di Isco, che piace molto al Milan. È un giocatore da rilanciare che il Real Madrid potrebbe anche cedere, ma le giuste condizioni. I rapporti ottimi tra i due club potrebbero anche aiutare una trattativa difficile e favorirla per questi ultimi giorni di mercato. Lo spagnolo percepisce 6 milioni di euro all'anno, una cifra importante che il Milan difficilmente potrebbe garantirgli. Di conseguenza, oltre a trovare un accordo con le Merengue, ci sarebbe anche da convincere Isco a tagliarsi una fetta di stipendio. L'altro nome è quello di Ziyech, che però sembra anche il più difficile nella lista di Maldini e Massara. Attualmente è infortunato, ma Tuchel punta su di lui e vuole averlo a disposizione. Per questo motivo, se prima c'era una piccola speranza di una possibile apertura al prestito, adesso appare praticamente impossibile. In attesa di Florenzi, Adley e Bakayoko, il Milan continua anche a lavorare sul trequartista da regalare a Pioli per completare in maniera definitiva la